In onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Benvenuti a SOS Fisco dal vostro Riccardo Bizzarri su Radio Dolce Vita, come tutti i martedì alle 18.10 e in replica il venerdì alle 12.10. Oggi davvero abbiamo un ospite importante perché siamo in attesa di questo decreto sostegno e quindi con chi parlare del decreto sostegno? Con chi? Con la regina dei giornalisti fiscalisti, con colei che sa tutto e sa sempre tutto prima. Quindi è con noi la grande Sandra Pennacini. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Riccardo. Quando arriva Sandra Pennacini, di solito mi alzo in piedi e sbatte. Ma mi faccia la cortesia, dottor Bizzarri, sto. Benvenuto. Ciao Riccardo. Tu mi fai sempre, prima della diretta, degli scherzi, allora io cerco di coprire, no? Dico, ma non si sa mai che magari arrivi 10 minuti dopo, allora io... Oggi sono andati in overbooking, vabbè. Però c'è un fatto, mio caro, se ti chiamano vuol dire che c'è un motivo. Vabbè, se ti chiamano vuol dire che c'è un motivo. E allora io la domanda che ti faccio è, io sto cercando da almeno 2 settimane il decreto sostegno, arrivano centinaia di bozze, devo dire che ogni giorno cambia quello che dovrebbe esserci scritto, ma giustamente non esce mai. Non esce mai, e addirittura ieri mi pare di aver visto così di sfuggita che quando parliamo di eventuali ristori, addirittura è saltata fuori l'idea che non arrivino, ma vadano in S24. Io adesso qua mi fermo e lascio a te la parola. Dimmi tutto quello che ti viene in mente del decreto sostegno. Allora, intanto appunto, non parliamo più di ristori, che ormai è de bondé, ma i ristori fa parte della storia, adesso abbiamo il sostegno. Fatta questa fondamentale precisazione, che ti posso dire? Viaggiamo veramente nella nebbia più completa, anzi, peggio ancora, viaggiamo con all'orizzonte ogni tanto compare un faro, tutti ci si fionda verso quel faro e poi arrivi là e scopri che è un miraggio. Questo è più o meno quello che sta accadendo con questo decreto sostegni, del quale appunto sono già girate N anticipazioni, IVA inclusa una bozza. Allora, svegliamo pure il segreto di Pulcinella nelle redazioni dei giornali fiscali. I testi arrivano normalmente un po' prima, abbozzati, magari da... con alcuni omissis, alcuni punti da rifinire, perché giustamente anche noi poveri tapini, per poi dare un'informazione corretta, abbiamo bisogno di un tempo tecnico per digerirlo, un testo, va da sé. E niente, questa volta è successa una cosa abbastanza curiosa, nel senso che tanto ci siamo lamentati durante i governi Conte per questa formula della conferenza stampa, giusto appunto prima veniva ricordata la conferenza stampa del 9 di marzo, ed è vero, poi dopo invece il decreto è poi uscito l'11, forse in Gazzetta persino dopo, insomma abbiamo passato dei mesi a rincorrere le conferenze stampe. Incredibile ma vero, devo prendere atto che è vero, c'era sempre un grosso divario di tempi fra l'annuncio e la realizzazione, spesso e volentieri la realizzazione poi era tutt'altra cosa, inutile infierire ricordando la potenza di fuoco per l'ennesima volta, ma comunque grosso modo un'idea si aveva. Adesso invece leggiamo tanto nel buio, tant'è vero che io per prima mi sono schiantata, ahimè, su un testo in bozza che fino a qualche giorno fa ci diceva che questo nuovo contributo a fondo perduto funzionava così. Aperta parentesi, quello che vi sto per dire è stato totalmente smentito il giorno dopo, chiusa parentesi, non confondiamoci. Allora, la prima versione, diciamo, emersa dai meandri del palazzo è stata che si doveva prendere gennaio-febbraio 2019, prima quindi della pandemia, diciamo gli ultimi 2 mesi praticamente normali, perché il caso Codogno era a fine febbraio, insomma non era ancora successo la catastrofe, e solito criterio del calo del 33%, e poi solito criterio che su questa differenza si andava a calcolare in percentuale in base al volume d'affari dell'anno precedente, con le solite percentuali 20, 15, 10, insomma in parole povere doveva essere praticamente una fotocopia del primo contributo a fondo perduto, solo che si guardavano i primi 2 mesi del 2021 confrontati con i primi 2 mesi del 2019. Un'informazione importante secondo me che emergeva da questa bozza è che non si parla più di comuni calamitati, che non è una cosa da poco, perché ci sono tantissimi contribuenti che hanno preso il contributo a fondo perduto in occasione della prima misura, quella del decreto rilancio,
anche in assenza di calo del fatturato, ma perché ubicati nei comuni calamitati. Adesso, quei comuni calamitati effettivamente devono aver realizzato col tempo che gli erano scappati probabilmente qualche migliaio di comuni, quindi tutte le previsioni di quello che sarebbe costato l'inserire quella misura sono andate a pallino ed ecco che i calamitati non hanno più alcun tipo di agevolazione. Altra cosa che emergeva da questa bozza e che secondo me troveremo anche nel testo che prima o poi si spera uscirà, e che visto che viene messa questa nuova forma di contributo fondo perduto, viene cancellata quella parte del vecchio di contributo fondo perduto che non ha ancora trovato attuazione, cioè la maggiorazione per i negozi che operano nei centri commerciali e il discorso dei centri storici, considerate anche le città che sono siti di santuari. Vabbè, queste sono, se vogliamo, piccolezze. Il punto fondamentale e che appena si è sentito parlare di gennaio e febbraio 2021 confrontato a gennaio e febbraio 2019 è successo l'inferno. Ma d'altra parte c'era anche da aspettarselo, perché per quanto tempo ci è stato detto che il Ristori 5, Ristori Final, che adesso è diventato il sostegno, insomma qua cambia sempre tanto il nome e la forma, ma soprattutto c'era stato detto saranno adottate delle misure di perequazione, detto in una maniera un po' più semplice, visto che finora siamo andati avanti basando tutti i sostegni, i ristori, chiamateli come diamoli volete, sulla differenza dei fatturati del mese di aprile, evidente stortura, ma fin dall'inizio, tanto perché il lockdown il primo già andava a toccare marzo e aprile, il decreto rilancio è uscito a maggio e ciò nonostante abbiamo beccato un mese su due. E vabbè. Poi dopo siamo andati avanti a cascata sempre sulla base di quel parametro storico, colché la stortura iniziale del povero contribuente che magari sfortunatissimo ad aprile magari aveva venduto un'attrezzatura perché pure quello aveva fatturato e si era giocato la percentuale di scatto del fatturato, quello non ha preso una lira. Fantastico. Anzi un euro, pardon, sono rimasta un po' indietro. Ora la nuova versione, ma non è neanche giusto dire la versione, o quantomeno io non ho avuto l'onore di vederla, la nuova ipotesi, ecco, diciamo così, diciamo parrebbe che si vada in dodicesimi. Esatto, che si ragiona sul confronto 2020 su 2019. Prima di tutto prendi tutte le due annualità complete e devi avere lo scarto del 33%. Sto 33% ci continuerà a massacrare, anzi 33,3 periodico, perché parliamo sempre dei due terzi. Dopodiché, una volta verificata questa condizione, anziché applicare determinate percentuali sul delta, applichiamo quelle percentuali che sono nuove su un sesto di quel delta. Due mesi. Che vuol dire due mesi? Cioè alla fine, giriamola come vogliamo, sempre due mesi sono due mesi di media e non due mesi specifici, che oggettivamente è buona cosa perché quantomeno evita il caso sfortunato o eccessivamente fortunato del mese anomalo, che appunto questo è meraviglioso, questo è stupendo, gli anni di tutto è meraviglioso, il mese anomalo che tante storture ha creato, però è buona notizia, finalmente dovrebbero essere inclusi anche i lavoratori autonomi, quindi sia gli iscritti alle casse professionali che gli iscritti all'INPS gestione separata, tanto per capirci sia i tributaristi che i commercialisti, i PIPURRA, sempre nell'ambito, e i giornalisti, nell'ambito ovviamente del richiesto calo di fatturato. Però con delle percentuali che poi sono curiose, 30.000 euro per chi ha fatturato fino a 100.000 euro, 25% la fascia successiva, non so neanche leggerle, perché? Perché abbiamo capito che non siamo al punto, non sono uscite né anticipazioni, le trovate in rete, per carità, ma una riga, come dire, su quell'articolo, dire punto, finito, questo è definito, a quanto pare non è ancora stata tirata. Quindi io non escluderei assolutamente che anche queste seconde anticipazioni potessero poi non essere confermate. Cosa invece dove io sono certo, invece, qui sono molto certo, do ragione a te sul calcolo secondo me ancora avremo qualche variazione, perché bisogna vedere la ragioneria di Stato in un qualche modo quando andrà a bollinare qual è la copertura. Bisogna vedere i soldi, quello è il punto, infatti. È un po' come i vaccini, no? Mi ha fatto sorridere il fatto che da noi dice ma inizieremo forse marzo, forse aprile, forse maggio. Mi è piaciuta molto la risposta del medico israeliano, no? Alla domanda, ma voi come avete fatto a vaccinare tutti così in fretta tra i vari vaccini? La risposta è stata meravigliosa. Ho preso sul telefono, ho chiamato la Pfizer, ho fatto il bonifico, che sono arrivati i vaccini. Meraviglioso. Cioè, quando uno ti fa una frase del genere e noi siamo qua, che insomma, voglio dire, è semplice, ogni commento puramente superfluo. La cosa invece dove sono certo
è il passaggio eventuale a credito d'imposta. Sì, questa è una cosa che a me non dispiace, devo dire. Nella bozza che ho avuto modo di visionare, ma penso che questo tipo di idea venga mantenuta, perché non vedo perché dovrebbe venire meno, l'opzione è che nel momento in cui si andrà a presentare l'istanza, perché andiamo a sottolineare forse l'ovvio, ma forse è meglio sottolinearlo, perché da qui a qualche mese che cosa dobbiamo aspettarci? Da qui speriamo una settimana di avere il decreto, poi uscirà il provvedimento attuativo, poi ci sarà da fare la domanda. E peccato che nel frattempo abbiamo qualche altro migliaio di adempimenti, ma vabbè, non importa. Al di là di questo, il punto è che cosa è successo in occasione della prima tornata? Lo sappiamo bene, che poi magari c'era quello che aveva sbagliato l'IBAN e i soldi non arrivavano, e allora poi facciamo la funzione nel cassetto fiscale per correggerla, e poi invece la funzione non c'è. Poi esce la risoluzione 67E che dice allora fammi l'interpello. Insomma, per problematiche esclusivamente legate a tecnicismi di accredito è successo l'impossibile. In più anche questione di tempistica, perché poi comunque al di là del fatto della casistica dell'IBAN indicato non correttamente, sappiamo bene che le prime istanze sono state liquidate alla velocità della luce, poi sono rimaste lì praticamente moribonde finché non è stata ora di fare il decreto ristori, e quindi giustamente si è scatenato anche lì un finimondo, perché dice ma come, fate un nuovo decreto, avete manco ancora finito di pagare quelli vecchi, e lì all'improvviso qualcosa si è sbloccato con peraltro una catasta di scarti tutt'oggi oggetto di contenzioso perché immotivati, chiusa parentesi. Allora, la novità qual è? Che in sede di questa istanza si potrà, se la bozza viene confermata, indicare se il contribuente intende ricevere l'accredito delle somme, oppure anziché aspettare che i soldi arrivino sul conto, tramutarli appunto in un credito d'imposta spendibile in compensazione con modello F24. È un'ipotesi che a me non dispiace proprio per niente, perché nel momento in cui io poi ho in mano un'istanza, come dire, acquisita, cioè chiaramente devo aspettare che la pratica venga accolta, esatto, però perlomeno da lì al giorno dopo ho magari un botto di contributi dei dipendenti da pagare o insomma quello che volete, si va a fare una bella compensazione e insomma sarebbe un'ipotesi interessante e intelligente. Questa ci apprezzo molto. Ma tanto Sandra, che problema vuoi che ci sia? Cioè adesso entro aprile siamo vaccinati tutti i 60 milioni, quindi non abbiamo problemi, cioè nel senso non avremo sì, problemi. Andrà tutto benissimo, adesso andrà tutto bene e non ci saranno più problemi. Insomma. Sì, è facile. Io sono già da mamma, sarò già molto 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 felice se rivedrò andare mio figlio a scuola un giorno quest'anno, ma ho i miei dubbi sinceramente. Io nutro dei forti sospetti. Ho dei forti sospetti che tu possa vedere i tuoi figli andare a scuola, perché non sarà assolutamente improponibile. Siamo tutti al termine, ti ringrazio sempre perché sei sempre assolutamente precisa, puntuale e anche con quella, come posso dire, con quel brio che ci necessita, perché siamo sempre chiusi in questi studi, anche a noi abbiamo cominciato ad avere qualche collaboratore positivo, una serie di situazioni difficili. Diciamo che secondo me, io non vorrei essere un menagramo, ma siamo al limite. Secondo me siamo al limite e devo dire che l'idea, questo cocciare di ulteriori zone rosse, situazioni, cioè o si trova una situazione, una strategia, oppure così difficilmente va porti ancora avanti. E lo dico perché? Lo dico perché siamo chiaramente stati in prima linea, perlomeno il vecchio ministro Gualtieri ci definiva essenziali, diciamo è difficile, è davvero difficile. Io penso sempre a me, ma anche a tutti i nostri colleghi, a gente come me, come te, come le altre centinaia di migliaia di colleghi che sono in ufficio, ai dipendenti, alle famiglie, perché davvero in questo momento non solo noi dobbiamo fare il nostro lavoro, ma siamo una sorta di protezione civile per le aziende e lo siamo stati. E vedo che continuiamo a essere. Quindi davvero su di noi ci sono una serie di aspettative e cominciamo a essere stanchi. Però, sì, anche perché intanto già di nuovo atteso un altro DPCM che rimesta di nuovo probabilmente le carte in tavola, le carte che abbiamo definito niente poco di meno che con decorrenza 6 di marzo, contesto diffuso un paio di giorni prima. Non se ne può più, cioè è effettivamente devastante. Quello che mi turba moltissimo di questa cosa, di una nuova misura di contributo a fondo perduto, è che è chiaro che alternative non ce ne sono, cioè non ci può essere alcun meccanismo automatico che possa avere un senso, perché l'unico riferimento sarebbe quello del decreto rilancio ed è già stato oltremodo ridicolo che ci si sia basato su quello per
tutti i ristori successivi. Di per contro, egoisticamente mi viene male, perché con tutto il lavoro che c'è da fare negli studi, con la marea di scadenze che abbiamo, non dimentichiamo che quest'anno la dichiarazione dei redditi sarà una sorta di risico tra quadro aiuti di Stato, quadro credito d'imposta, cioè anche una dichiarazione banale diventerà un vero inferno, quindi effettivamente ci mancava solo questo, dobbiamo per forza di cose organizzarci per tempo, ragionando proprio di essere in piena emergenza già fino ad ora. Io Sandra ti congedo, perché davvero sei stata esemplare, sei stata puntualissima, sei sempre precisissima, e devo dire, questo lo devo dire a tutti, che quando chiamo Sandra difficilmente mi dice di no, difficilmente dice di no anche l'interista. Questo è sicuramente anche un modo da parte mia di portarti l'abbraccio di tutti i tributaristi, perché davvero ti amano e sono molto troppo gentile. Comunque sono sempre ragioniera, non dottoressa, lo dico a tutti i convegni, ragioniera. Io se potessi tornare indietro vorrei essere ragioniere anch'io, ma purtroppo ho fatto il liceo. Essere ragioniere è bellissimo, guarda, adesso scherzi a parte. Ormai faccio questo lavoro da 30 anni per un commercialista, quindi insomma un po' di vita di studio l'ho fatta, però effettivamente la ragioneria nel nostro mestiere secondo me è veramente la base di tutto, ti aiuta a capire molte cose. Tu devi sapere che io ho una socia, che in realtà è quella che tira avanti la baracca, perché io faccio delle chiacchiere. Ovviamente cosa succede? Che ogni tanto cerca, io vengo dal liceo, studi umanistici, poi mi sono laureato in economia e commercio, e non so se posso ricusare la laurea, però penso di no, perché ho visto che se non hai la laurea hai grosse possibilità anche di fare il ministro. Quindi volevo sapere se potevo rinunciare alla laurea. Però eventualmente, siccome non so se posso rinunciare, un po' come quando fai l'obiettore di coscienza, no? Quindi volevo... Però ogni tanto, quando la mia socia cerca di spiegarmi la partita doppia, mi dice: beh, si vede che hai fatto il liceo, eh. Quindi voglio dire, non cioè proprio ho grosse difficoltà. Vieni a trovarti, metto sotto io, vedi che è tutto. Sandra, ti saluto, buona serata. Buona serata a tutti, tutto. Grazie per l'ospitalità. Ciao. Buon ciao, proseguimento. Sandra. Sandra Pennaccini, una voce autorevole, una voce che ci spiega cose difficili con parole facili. Ti ringrazio, Sandra, di essere stata con noi, spero che sarai il nostro ospite ogni volta che ti chiamiamo, davvero è un piacere parlare con te. Io vi do l'appuntamento a martedì prossimo alle 18.10 e venerdì prossimo in replica alle 12.10, sempre sulle frequenze di Radio Dolce Vita. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.